ragazzi, è successo. Ieri sera ho sgravato. What is going on, guys? Buongiorno a tutti, bentornati a un altro vlog. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Come avete visto nella clip iniziale, sì, ieri sera ho sgravato. Sono rimasto sveglio fino alle 2 di mattina per editare un video. Avevo una scatoletta di cioccolatini proprio lì sul comodino e invece di resistere come avrei dovuto, alla fine siamo tutti umani, verso le 2 di mattina ho detto va e mi sono mangiato 5, 6, 7 di quelle piccole uova di Pasqua, quindi tipo stamattina però il weigh-in non era nemmeno troppo terribile, ma non c'è niente che possiamo fare. Se sgravate una sera, guardate avanti e non ci pensate troppo, riniziate subito il giorno dopo riprendendo subito da dove avevate lasciato, macronutrienti, calorie, tutti uguali a come dovreste seguire secondo il vostro programma. E non so se riuscite a sentire dalla mia voce, ma veramente è sabato mattina, sono contentissimo che è iniziato finalmente il weekend ed è veramente l'unica opportunità per me di fare questi vlog completi, mostrarvi più cose della giornata, però mi sono svegliato e mi sento malissimo. Ho le orecchie, il naso tutto tappatissimo, non so se si sente la mia voce perché veramente quasi dalle orecchie non sento niente. Non sento nemmeno cosa sto dicendo in questo momento, quindi se per il corso del video dico qualche cosa di strano è per questo. Ma veramente è come se, penso che anche se metto le cuffiette con la musica sento tipo a metà del volume normale. Non so se dovrei andarmi a far controllare o no, ma speriamo che vada comunque tutto bene. Comunque, game plan della giornata. Oggi allenamento parte inferiore ipertrofia, come avete visto l'ultimo allenamento era parte superiore ipertrofia, oggi faccio la parte inferiore, quindi sempre i movimenti composti come squat e deadlift seguiti poi da alcuni movimenti di isolamento, il tutto nell'intervallo tra le 8 e le 12 ripetizioni per veramente stimolare la crescita muscolare, l'ipertrofia muscolare. Penso che filmerò qualcosina nel workout, poi veramente la casa è un casino, devo mettere a posto e queste sono le cose quando abiti da solo. Ho 21 anni ma abito da solo da 3 anni e devi ricordarti di lavare i vestiti, lavare la casa, fare la lavastoviglie, che veramente sembrano cose stupide, ma se ti dimentichi non c'è nessuno che te lo fa per te, la mamma non ci sta, quindi veramente se ti dimentichi finisce che poi c'hai un paio di mutande per il resto della settimana, lo so, che schifo, non lo vogliamo, quindi mi toccherà pulire un po', poi più tardi magari vedo un paio di amici e sicuramente farò anche un po' di cardio. Oggi ho deciso, diciamo, di mostrarvi qualcosina di quello che mangio. Non so se sarà un full day of eating o no, dipende alla fine se mangio in casa, fuori, eccetera, eccetera. Comunque vi farò vedere qualche pasta che cucino in casa. Poi farò vedere ancora l'allenamento e più tardi magari concludiamo questo video ovviamente con un piccolo sit down in cui vi parlerò di cosa fare il giorno dopo uno sgravo. Quindi vi voglio dire, ragazzi, se siete ancora qua, vi voglio ringraziare tantissimo per il supporto, tutti voi nuovi arrivati. Se vi piace questo video buttateci un like, vi dico di sit back, relax and enjoy the video. Ah, ragazzi, rapidissimamente mi sono dimenticato di farvi vedere appunto il mio outfit della giornata. Come potete vedere, maglietta, maniche lunghe, My Protein, lo sapete, maniche lunghe perché non abbiamo il pump, quindi è l'over day, maglietta, maniche lunghe, dovete, ragazzi, eh. Maglietta My Protein, performance top, poi dei pantaloni neri, mi sembra da H&M o Zara, comunque dei joggers neri abbastanza slim fit. Per concludere tocco finale, queste scarpe Fred Perry completamente distrutte. Scarpe Fred Perry completamente distrutte, ma come avete visto una suola veramente sottilissima, e nelle giornate in cui fate deadlift e squat vi consiglio veramente di utilizzare una scarpa con la suoletta finissima. Se vedete ad esempio Max Tuning, un youtuber americano che proprio fa i deadlifts veramente con un peso, con un carico altissimo, riesce a sollevare tantissimo, lui utilizza ancora nemmeno le scarpe proprio per powerlifting, che tipo le Adidas Adipower, quelle proprio con il rialzo dietro, nemmeno quelle, lui utilizza le Converse perché le Converse sono piattissime. Quindi mi raccomando, tipo the day, se avete i soldi da spendere per l'allenamento gambe, vi consiglio veramente di comprare o una di queste scarpe appunto con la soletta piatta, oppure anche in realtà una cosa del genere, una scarpa un po' rialzata dietro, e a patto che la soletta non sia troppo gommosa, questa è rialzata da dietro e ti supporta meglio durante i movimenti di squat e deadlift. Detto questo, lo sapete già, io mi sparo un caffè, vado in palestra, noi ci vediamo là. E ragazzi, quindi riprendiamo con questo commentary. Vi volevo chiedere però, prima di iniziare, se mi potete lasciare nei commenti se vi piace più gli edits con la musica o se volete un commentary un po' più informativo. Comunque, inizio come sempre con un po' di camminata per riscaldarmi e poi qua mi vedete fare un po' di esercizi di mobilità, dato che è appunto la giornata gambe, per far entrare un po' di sangue nei muscoli. Inizio poi riscaldandomi con del carico
leggero sugli squats. Come vedete qua vado fino in fondo, ragazzi, non fate i half squats come veramente tanta gente in palestra. Se non riuscite a fare tutto il movimento, abbassate il carico, iniziate anche solamente con la sbarra e piano piano progredite facendo il movimento in modo corretto. Infatti se vedete qua vado oltre i 90 gradi quando scendo, ed è veramente questo è come dovete eseguire lo squat. Poi ho fatto appunto 3 serie da 10 ripetizioni con 20 kg al lato. Come secondo movimento, movimento composto, gli stiff leg deadlifts. Qua mi potete vedere appunto dove, se vedete, non piego le gambe e tiro su semplicemente con la schiena e stringo anche il sedere, i glutei dovrei dire. Qua potete vedere il movimento appunto dal laterale, la schiena completamente dritta, non in arco la schiena, non c'è una curvatura strana, perché state molto attenti che se usate troppo carico la schiena si inarca e veramente rischiate di farvi male. Passiamo dunque poi ai movimenti di isolamento per le gambe. Qua mi vedete fare per prima cosa i lunges, spingete bene dal tallone ragazzi, non dalla punta dei piedi ma dal tallone, così che veramente date una spinta in verticale e allenate bene i muscoli. Passo dopo poi appunto ad allenare un po' i polpacci, che sono veramente veramente uno dei miei punti deboli del mio fisico, e per concludere il tutto un po' di leg extension sulla macchina. Anche qui non iniziate con questo movimento, iniziate con i movimenti composti come squat e deadlifts e poi includete questi movimenti qui che sono veramente di isolamento alla fine del vostro workout per distruggere completamente i muscoli. Come sempre dopo un allenamento gambe mi piace fare un po' gli addominali, che se no non avrei altro tempo. Qui mi vedete fare dei weighted crunch appunto con i cavi. Qua mi raccomando di contrarre bene gli addominali, il movimento, non dovete tirare con le braccia, ma se vedete le mie braccia, anche qua l'impugnatura, sono immobili e contraggo gli addominali, non sto tirando le braccia, contraggo gli addominali. Se vi è piaciuto questo commentary, mi raccomando ragazzi, buttateci un like e godetevi il resto del video. Ragazzi, io sono appena tornato a casa, l'allenamento che avete appena visto è andato veramente veramente bene, nonostante io fisicamente mi sento veramente di merda, non so se mi sentite, sono tutto congestionato, infatti sono passato, ho deciso oggi dovrò prendere cura di me, infatti mi sono coperto per non stare peggio, poi sono passato un attimo a fare la spesa, mi sono comprato uno di questi Naked Juice che sono veramente, boh, non lo so, magari io di solito consiglio di, soprattutto a dieta, di non bere succhi di frutta eccetera, che sono veramente solamente tante calorie e alla fine non è che vi riempiono, ma mi sto sentendo abbastanza male. Ho pure preso un po' di questo qua, dovrebbe essere un po' di anguria, e mi sono anche preso uno di questi, magari qualcosina per magari che mi aiuta a respirare meglio, perché proprio quello, non riesco a respirare. Poi ovviamente ho un sacco di frutta e verdura, vi farò vedere un po' i pasti che faccio. Comunque questa è la spesa che ho fatto. Nonostante io fisicamente non mi sentivo al massimo, l'allenamento è andato benissimo, e questo penso veramente che sia tutto dovuto a quello che hai in testa una volta che entri in palestra. Se non stai andando bene in palestra, se non riesci a progredire col carico, potrebbero esserci tanti altri fattori, ma secondo me quello più determinante è la mentalità. Io oggi non mi sentivo proprio di andare in palestra, fisicamente non stavo bene, però mi sono detto voglio andare perché veramente volevo colpire questo allenamento gambe, e infatti è stato proprio così ed è andato fortissimo. Ho fatto tutti, sollevato tutti i carichi che dovevo fare, mi sento bene proprio tipo in termini di come è andato l'allenamento, non in termini di fisico, mi sento bene, tutti i muscoli sono riuscito ad attivarli bene, squat e deadlift sono andati benone. E allora quello che voglio veramente dirvi è che sta tutto nella testa ragazzi, e un consiglio che vi posso dare io, che è da un po' di tempo che riesco ad avere workout perfetti in cui faccio PR sessione dopo sessione, è questa. Questo è quello che faccio io prima di entrare in palestra, spero riesca a focalizzarsi sul telefono. Praticamente prima di entrare in palestra io mi scrivo tutto il programma in questa tabella appunto sul telefono, e quindi una volta che entro in palestra so già che carico voglio colpire, che numeri devo colpire, quanto devo sollevare per ogni esercizio. Questo è il modo in cui secondo me è il miglior modo per trackare i tuoi workout, ovvero invece di entrare in palestra senza sapere quello che stai facendo, più o meno un'idea degli esercizi ma non ti ricordi magari quanto hai sollevato ieri, quanto solleverai nella prossima sessione eccetera, il modo migliore per rimanere costante ed essere sicuro di mettere su massa magra
essere sicuro di stare applicando il sovraccarico progressivo è proprio questo. Ti scrivi dopo ogni sessione, ti scrivi nel telefono esattamente il numero di serie, ripetizioni e carico che hai sollevato e la volta dopo provi ad aumentarlo e a colpirlo. In questo modo saprai come stanno andando i tuoi progressi e saprai se devi cambiare qualcosa in termini di dieta o di allenamento. Detto questo post workout, mi mangio, come ho detto, questo succo di frutta che è più o meno 300 calorie, metto le calorie qua sopra, mi mangio questi fingers di anguria e ovviamente il solito che se mi seguite dall'inizio già lo sapete, protein cookie, cookies and cream di MyProtein, come sempre, non hai bisogno di supplementi integratori o altro, però sono un buon modo per colpire i tuoi grammi di proteine, lo rendono veramente più facile e anche un pochino meglio perché mangiare sempre pollo giorno dopo giorno magari ti stanchi. Invece questo ti permette, se ti viene quella voglia di dolce, ci stanno un sacco di cose, protein cookie, barrette, qualità prezzo è buona, non sono sponsorizzato, magari in futuro, magari non si sa mai, ma in questo momento non sono sponsorizzato, ma mi piace veramente tantissimo, secondo me è veramente la migliore, MyProtein. Comunque, detto questo, mi mangio solamente questo piccolo pasto, il totale di calorie lo vedete nello schermo. E come mai mangio solamente così poco subito dopo l'allenamento? Perché veramente quando sono a dieta a me viene fame soprattutto la sera, perché magari non so, sto con degli amici, sono fuori, eccetera. Veramente mi viene voglia di mangiare, bere, eccetera, consumare calorie la sera. Quindi adesso che ancora solamente l'una, sono solo le 2 del pomeriggio, veramente voglio comunque mangiare abbastanza poco e per questo motivo mi mangio solo questo piccolo snack post workout. Come detto nel video precedente, se non l'avete visto, andatelo a controllare, la frequenza dei pasti e l'orario in cui consumate i pasti non è importante, però è vero, se vuoi essere sicuro di beneficiare al massimo di questa finestra anabolica teorica, perché comunque non è stata provata, Dr. Eric Helms, Alan Aragon, Brad Schoenfeld, eccetera, i PhDs che hanno studiato veramente la nutrizione per il natural bodybuilding, metto la ricerca sopra adesso, in questo momento, loro hanno visto che se per essere sicuro di colpire ogni beneficio teorico, che però potrebbe esserci, è semplicemente che non hanno ancora abbastanza studi che lo dimostrano, se vuoi essere sicuro dovresti consumare dalle 0,35 al 0,5 grammi di proteine per chilo corporeo, metto nello schermo che sennò è impossibile ricordarselo, di proteine pre e post workout. In questo modo, con questo protein cookie, mi faccio 40 grammi di proteine e sono a posto. Ho veramente massimizzato appunto questa finestra anabolica, dovrei massimizzare quindi l'anabolismo muscolare. Detto questo, io mi faccio questo spuntino post workout, noi ci vediamo più tardi. Ragazzi, è passata un'oretta dall'ultimo pasto, sono le 4 del pomeriggio, mi è venuto ancora un po' di fame, mi sento un po' meglio, ho preso appunto le cose. Sto comunque mangiando la frutta e la verdura, infatti ecco qui il primo vero pasto post workout, spero riusciate a vederlo, è un wrap con del pollo e un po' di spinaci e un po' di lettuce, un po' di insalata verde e un po' di carote. Quindi come vedete molto molto hippie style, però in questo modo un po' di carboidrati, proteine e soprattutto verdure che speriamo mi facciano sentire meglio. Io mi godo questo pasto, nel frattempo mi guardo un po' dei video su YouTube degli altri YouTuber. Detto questo, macronutrienti per questo piatto adesso qui in alto sullo schermo, non vedo l'ora. Mi mangerò questa mela qui. La frutta veramente, ragazzi, è ottima, soprattutto tra i vari pasti. Quindi invece di mangiare la frutta magari alla fine del vostro pasto principale, aspettate qualche ora, quando vi ritorna magari a venire un pochino di quella fame, vi mangiate o una banana o una mela. Ottimi entrambi, questa mela più o meno avrà 80-90 calorie, magari una ventina di grammi di carboidrati, ha parecchie fibre, quindi ottimo, e soprattutto ha i vari micronutrienti. Come avete visto oggi, praticamente i carboidrati sto mangiando solamente la frutta, però veramente vi consiglio a tutti almeno 2-3 frutti al giorno se riuscite a farli diventare dei macronutrienti, anche perché per solo 80 calorie, ottimo snack in mezzo ai pasti. Ragazzi, io qua mi sto preparando la cena, vi faccio vedere fra un attimo quello che mangio. E ragazzi, quindi per cena, eccoci qui, mi sono preparato 200 grammi di petto di tacchino tritato e l'ho messo su come appunto a forma di hamburger e ci ho aggiunto un po' di spezie come rosmarino e un po' d'aglio per dargli un po' più di sapore. Veramente quando mangiate pollo o tacchino, queste carni bianche che magari in sé non hanno tanto sapore, consiglio veramente di aggiungerci qualche spezia. Poi qui ci sono 25 grammi di ketchup e questo sono per i 400 grammi di pasta
patate dolci al forno con un po' di rosmarino sopra, un po' di sale per rendere ancora più gustose. Questa è la mia cena, quindi per concludere la giornata, come vedete non ci stanno verdure o frutta, ma mi avete visto che durante il giorno ho colpito abbastanza tante frutte e verdure, quindi per cena solamente colpire tutti i miei numeri di macronutrienti totali per la giornata. Qui accanto li potete vedere e ragazzi, lì purtroppo prima mi si è riempita tutta la scheda di memoria, quindi non c'avevo più memoria, ho smesso di filmare. Poi secondo, ho riiniziato il tutto e mi si è scaricata la batteria della telecamera, quindi scusate per appunto l'interruzione. Comunque macronutrienti, ultima cena, dell'ultima cena, i macronutrienti della cena li potete vedere qui sopra. Ora voglio un attimo parlare del titolo di questo video, che è praticamente cosa fare dopo una serata di sgarri. Quindi io ieri sera, come avete visto nella clip introduttiva del video, ho purtroppo sgarrato, soprattutto il cioccolato, quindi sono andato molto alto in grassi. Cosa fare? Veramente, veramente importante il giorno dopo. Semplicemente, ragazzi, non provate a diminuire carboidrati, niente. Riniziate subito sul vostro programma. Riniziate subito con la vostra scheda. Non pensate a dovervi rifare per la serata prima, quindi magari diminuire i grassi o i carboidrati oggi. No, ritornate sul vostro programma, che se no continuerete a fare degli sgarri. Se invece capite che la cosa importante è la costanza e non la perfezione, uno sgarro qui e là va benissimo. Quindi quella è la mia prima cosa che voglio veramente farvi capire: tornate assolutamente sul programma, non cambiate niente, tornate con gli stessi calorie e macronutrienti e vedrete che in futuro sgarrerete di meno. Questa almeno è per la mia esperienza e di veramente anche tanta gente con cui ho lavorato, con cui ho parlato su questa cosa. Mi si sta stancando un sacco la spalla. Comunque, come seconda cosa, importantissimo, se già sapete che sgarrerete, oppure invece semplicemente vi svegliate, avete mangiato così tanto la sera prima che non avete fame, importantissimo, provate a fare il digiuno intermittente. Il digiuno intermittente è praticamente dove saltate completamente la colazione e posponete il pranzo o comunque il primo pasto giornaliero di 4, 5, 6 ore dopo che vi svegliate. Questo cosa vi fa? Veramente vi aiuta a, se siete a dieta, a conservare più calorie per la sera e comunque quindi fare dei pasti un po' più ricchi. Ma quando sgarrate di solito e vi svegliate la mattina, mettete che il vostro programma, la vostra scheda vi dice di mangiare 200 grammi di, non so, cereali o qualsiasi cosa, e a voi non vi va perché siete proprio pieni pieni pieni, questo è un ottimo modo per appunto aiutarvi a rimanere sulla vostra scheda. Quello che fate praticamente, vi svegliate, invece di fare colazione aspettate 4, 5, 6 ore, vi bevete solamente dell'acqua, tanta acqua, magari un litro e mezzo d'acqua, se vi piace gassata perfetto, e magari un po' di tè, caffè, queste bevande qui, comunque a zero calorie. Poi 4, 5 ore dopo che vi siete svegliati, vedrete, si saranno ristabiliti tutti i vostri livelli, vi ritornerà fame e potete proseguire con la vostra scheda. Quindi semplicemente, se dovevate mangiare 200 grammi di cereale a colazione, li posponete di 4-5 ore e riprendete lì la scheda. La cosa importante è di non pensarci troppo, ragazzi, siamo tutti umani, tutti noi sgarriamo. Non è vero che i fitness youtuber non lo fanno, perché lo fanno tutti veramente, magari non lo fanno vedere in telecamera, ma lo fanno tutti, siamo tutti umani. Una volta ogni tanto ci può stare. Se invece vi trovate veramente a sgarrare sulla dieta veramente numerose volte, allora vuol dire che c'è qualche problemino, soprattutto con la vostra determinazione e motivazione. Dovete un po' un attimino ritornare a vedere veramente i vostri obiettivi, per quale motivo state facendo queste cose, che obiettivo avete, cosa volete veramente ottenere, eccetera eccetera. Comunque tutto questo è di un altro video un po' più motivazionale, che magari farò uscire in futuro. Se state ancora guardando questo video, io ragazzi vi voglio ringraziare tutti per il supporto, tutti i nuovi iscritti, grazie tantissime. Come sempre, buttateci un like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale. Oggi stavo un po' male, magari non è un vlog più tirato al massimo, ma sicuramente nelle prossime giornate, nei prossimi video vi porterò grandissimo content sempre di qualità. Quindi iscrivetevi al canale, commentate sotto, che secondo me dovremmo iniziare a creare una comunità di gente che commenta, così ci aiutiamo a vicenda, ragazzi. Creiamo una comunità in cui tutti noi possiamo appunto aprirci, parlare apertamente del fitness, problemi che abbiamo, dieta, eccetera. Come sempre vi ringrazio per il supporto, buttateci un like, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi! No.